Dopo il presidio di sabato al Brennero, che ha visto la partecipazione di un centinaio di consiglieri e militanti della Lega Nord per chiedere al governo la chiusura delle frontiere, oggi alcuni rappresentanti del Carroccio sono tornati in azione ai piani di Bolzano davanti al centro d'accoglienza profughi per manifestare contro il continuo arrivo di stranieri. La provincia di Bolzano non è più in grado di ospitare altri rifugiati. Non c'è più posto, soprattutto perché gli ultimi arrivi dell'emergenza freddo provengono dalla rotta dei Balcani. Quindi, se dovessimo essere coerenti con quanto detto dall'Europa, l'Austria e la Germania dovrebbero tenersi i profughi che sono entrati nel loro paese. Invece arrivano tutti qui perché abbiamo una giurisdizione e un ministro degli interni che fa acqua da tutte le parti e noi dobbiamo accollarci i problemi del resto d'Europa. C'è stata Welcome Refugees due domeniche fa, dove tutti felici a cantare e ballare dicevano che è bello accogliere gli immigrati, però con l'emergenza freddo nessuno che se ne prende uno a casa propria, visto che i numeri sono su un centinaio, che comunque è sul groppone di tutta la nostra comunità, oltre a quelli che già ci sono. Non capiamo perché per ballare va tutto bene, per fare qualcosa di concreto invece non nessuno che alzi un dito. Noi coerentemente diciamo che non abbiamo più posto per loro, che devono essere presi da chi li ha voluti, quindi la Germania, e siamo qua a protestare come sempre.